giuristi, cari appassionati di diritto, ben trovati con la bellezza del diritto e con i nostri tutorial. Come sapete, ancora sulla obbligazione solidale, quindi su quella particolare obbligazione in cui, diciamo, c'è una forma di plurisoggettività: dal lato passivo più debitori, dal lato attivo più creditori, o addirittura da tutti e due i lati, più debitori o più creditori. Vi ricorderete che l'obbligazione è la molecola del diritto, come ormai detto e ridetto, e che l'atomo del diritto si chiama interesse. Nell'obbligazione l'interesse che viene in primo piano è l'interesse del creditore, interesse del creditore che deve essere soddisfatto dal debitore attraverso una prestazione. Qui abbiamo, sapete, ricorderete, la solidarietà passiva, in cui per semplificare abbiamo messo due debitori nel nostro schema, e la solidarietà attiva, in cui abbiamo invece due creditori, sempre a fini di semplificazione. Bene, siamo giunti a scandagliare insieme l'articolo 1308, che riguarda la costituzione in mora. Che cosa succede quindi se uno dei protagonisti di questa vicenda costituisce in mora l'altro o uno degli altri? Ci dice l'articolo 1308: la costituzione in mora di uno dei debitori in solido, stiamo parlando quindi della solidarietà passiva, se il creditore costituisce in mora il debitore 1, questo è il concetto, non ha effetto riguardo agli altri. Questa costituzione in mora non si estende quindi al debitore 2, salvo, ci dice il codice, il disposto dell'articolo 1310, che, come vedremo, si occupa di prescrizione. È chiaro che il maturare della prescrizione è ineluttabile, e quindi in qualche modo il fatto che non abbia effetto, no, non toglie gli effetti dell'eventuale prescrizione. Ma perché non ha effetto? Non ha effetto perché il debitore 1 è in qualche modo non certo beneficiato, come sappiamo, dal fatto che il creditore, l'unico creditore, parliamo sempre della solidarietà passiva, lo metta in mora. Siccome l'effetto non è favorevole, proprio perché l'effetto non è favorevole, esso non si estende anche al debitore 2. Al secondo comma, invece, il legislatore del codice civile si sposta sulla solidarietà attiva e ci dice: la costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori, cioè dei concreditori in solido, giova agli altri. Qui siamo esattamente all'opposto. Poiché la costituzione in mora, come sappiamo, giova alla parte creditrice, nel caso dei concreditori, se il creditore 1 costituisce in mora il debitore, questa costituzione in mora giova anche al creditore o concreditore 2. Vedete quindi che viene ribadita la regola della estensione degli effetti favorevoli e della non estensione degli effetti sfavorevoli. E forse in nessuna disposizione come in questo articolo, nel 1308, questa regola è così palmare, così evidente nella sua razza. Solidarietà passiva, non estensione della costituzione in mora, perché la costituzione in mora di uno, debitore 1, non giova a debitore 2. Solidarietà attiva, estensione della costituzione in mora, perché la costituzione in mora su iniziativa del creditore 1 giova al creditore 2. Anche stavolta è tutto, non posso che rinviarvi al prossimo video, dove ci occuperemo naturalmente dell'articolo 1309. A presto con la bellezza del diritto.